Oggi è una giornata particolarmente interessante, lo sono tutte, e quindi rischio di ripetermi, ma è particolarmente interessante e anziché ritardare l'inizio, io vorrei invece salutare Piero Angela subito, che ci sta seguendo in streaming, e tutti gli amici che ci stanno seguendo. Sono numerosi, più di quanto ci aspettassimo. E oggi abbiamo la possibilità di avere qui il professor Francesco Profumo, che è stato insieme con Piero Angela l'artefice di quello che di questo ciclo a cui voi state partecipando. E quindi io vorrei intanto salutare Piero Angela. Piero, ci senti? Piero? Piero, ci senti? Non c'è Piero. Allora niente, noi lo salutiamo ugualmente. E gli passiamo il microfono al professor Profumo. Buon pomeriggio a tutti, buon anno, questo è il giorno di rientro a scuola e quindi credo che si possa ancora dire buon anno. Sono particolarmente contento di essere qua, questa è la mia casa, io sono stato studente, ho fatto tutta la mia carriera qua, quindi mi fa particolarmente piacere poi tornare sempre un po' nei miei luoghi. Io dico sempre che conosco le pietre del Politecnico. Questa iniziativa è nata 3 anni fa da un incontro con Piero che aveva questo auspicio, no? Che potessimo dare ai nostri giovani un'opportunità, quella di conoscere un po' meglio quelle che sono le opportunità del futuro per poter fare le loro scelte. E io che avevo sempre pensato che l'orientamento fosse un tema di grandissima rilevanza per un paese che non sa orientarsi, nella realtà ho sposato subito quest'idea, pensando che a regime, forse un giorno, il tema dell'orientamento potesse diventare un insegnamento, uno degli insegnamenti, perché l'educazione è un qualche cosa di più della formazione, ed essere educati significa avere anche queste possibilità, quindi quella di poter fare delle scelte migliori, essere informati per poter fare delle scelte. Ho sempre avuto una grande, lasciatemi dire, angustia che circa il 25% delle nostre matricole non continuano il Politecnico. Io credo che la colpa sia la nostra, nel senso che non le abbiamo informate abbastanza perché potessero fare delle scelte coerenti con quelle che sono le loro aspirazioni, i loro sogni, le loro capacità, la loro voglia di impegno. Ci sono tanti elementi che... Però se noi non siamo capaci di trasmettere loro alcuni elementi, che non vuol dire far marketing, io non sono per fare marketing, vuol dire informare, orientare le persone che poi possano fare delle scelte. Beh, in aggiunta qua abbiamo un tema ulteriore, che è quello di prospettare, di presentare delle situazioni che non sono proprio quelle normali. E quindi il fatto di avere questi percorsi che consentono di condividere con persone che hanno la visione lunga, che la sanno lunga, credo che sia una grande opportunità naturalmente per gli studenti, per la scuola, per tutto il nostro mondo. E quindi io ringrazio tantissimo Piero e naturalmente l'altro Piero, i due Pieri insieme che hanno consentito questa cosa. Ringrazio molto i partecipanti, adesso oggi ne abbiamo 3, ma poi ce ne sono molti in tutto il percorso. Io adesso faccio presidente della Compagnia di San Paolo. La Compagnia di San Paolo è uno degli sponsor, ma è anche, diciamo, la mamma della Fondazione per la Scuola, che è l'ente che si occupa. E quindi il suo presidente, il suo direttore, naturalmente Daniela che è qua, Lorenzo Benussi, quindi tutte le persone che lavorano a questa cosa. Vi lascio un ultimo messaggio, guardate. Voi state facendo la cosa più bella che c'è, investire sulla vostra vita. E l'investimento principale è sulla vostra educazione.
e sull'avere la possibilità di venire a contatto col nuovo ed essere sempre stimolati da passione e voler sapere cose nuove, cose che non ci sono, che non ci sono ancora. Ecco, questo percorso ha anche questo obiettivo, quello di proporvi alcune cose che non sono ancora normali e nelle quali voi potrete forse immergervi. Grazie a tutto, buon lavoro e buon anno. Grazie professor Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo. Purtroppo il collegamento non era bilaterale come mi ero illuso che fosse, ma noi siamo abituati così, professor Profumo. Quindi oggi invece eccezionalmente non abbiamo questo rapporto bilaterale, ma credo che sia arrivato ugualmente. Io inviterei adesso la professoressa Paola Bonfante e il professor Roberto De Fez, che sono gli ospiti della prima parte del nostro incontro. Voi sapete che oggi abbiamo un tema che è molto, molto modesto, molto elementare: vivere sulla Terra del 2100, no? Una cosa semplicissima, e quindi anche sfamare un pianeta di 10-11 miliardi di persone, nutrirsi tutti e nutrirsi in modo corretto, in modo da vivere anche meglio. E un aspetto della discussione sarà come si può riuscire a fare questo. Quindi una cosa semplicissima, sì, che sbrigheremo, sì, in un paio d'ore insieme con voi. E credo che avremo delle dritte molto interessanti. Molto interessanti, perché accanto a me c'è Paola Bonfante. Grazie. Il professor De Fez ha raccolto il suo libro. E ne approfittiamo subito per citarlo: Scoperta, come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l'Italia. Un libro edito da Codice. E alcuni degli spunti di questo libro li riprenderemo poi nella nostra discussione. Stavo per presentarvi Paola Bonfante. Paola Bonfante non è qui con un libro, ma è qui con 300 pubblicazioni scientifiche sulle più importanti riviste internazionali. È la più citata tra le ricercatrici, tra le scienziate italiane che lavorano nel campo della biologia, dei rapporti tra piante e microorganismi. E in questo senso ha lasciato e sta continuando a lasciare dei segni importanti proprio nella storia della scienza. Ha scoperto un gruppo di endobatteri che vivono nelle micorrize, poi diremo tra pochissimo che cosa sono, modulando alcune loro funzioni. È un'autorità proprio nella simbiosi tra batteri, funghi e specie vegetali, e ha studiato queste interazioni nel riso, nel pomodoro, nel frumento. Quindi vedete che si tratta di ricerche molto raffinate, di laboratorio, che però hanno dei risvolti immediatamente pratici, delle ricadute nella nostra vita quotidiana. Paola Bonfante, professore emerito dell'Università di Torino, dove è stato ordinario di botanica fino a pochissimo tempo fa. E con lei discutiamo, quindi partiamo da questo piccolo problema che dicevamo, da questi 7 miliardi e mezzo di persone che siamo oggi su questo pianeta. Immaginiamo di essere circa 9 miliardi e mezzo nel 2050 e 10 miliardi e 11 nel 2100. È un pianeta che nel frattempo si surriscalderà, lo stiamo vedendo, quindi ci sarà un cambiamento climatico che comporterà anche tutta una serie di adattamenti per le coltivazioni, per l'allevamento degli animali, e quindi questo non è certamente un dato da sottovalutare. È un pianeta che oggi registra una grande disparità di distribuzione della ricchezza, già adesso la disparità sta aumentando ancora, anche se poi per la verità c'è anche una ripresa invece della distribuzione nei paesi più poveri. Insomma, la situazione è variegata, però certamente in molti paesi si attua ancora una concentrazione in pochissime mani della ricchezza, mentre la gran parte della popolazione non usufruisce di questi beni. Siamo un pianeta in cui la tecnologia sta esplodendo grazie all'intelligenza artificiale, quindi cambieranno molti modi di produzione, molti modi di lavorare. Questo è uno dei motivi per cui credo voi siete qui, e noi siamo qui per voi, per capire quali lavori ci saranno, come si potrà lavorare in futuro, per capire quanto rapido sarà questo cambiamento. E la prima documentazione che ci ha portato Paola Bonfante dà subito l'idea della rapidità di questo cambiamento. E guardate, prima ancora di parlare con la voce, Paola Bonfante parlerà con un sito e con dei numeri che scorrono velocissimi. Prego Paola.
Grazie. Allora, se possiamo vedere la prima diapositiva, perché vorrei farvi vedere come esiste questo sito, secondo me molto interessante, che online vi fa vedere proprio in tempo reale che cosa sta succedendo in questo momento. E quindi noi vediamo subito qual è la situazione della popolazione mondiale, che quindi cresce con questo ritmo veramente straordinario. Vediamo quante ci sono le nascite, quante sono le nascite oggi, quante sono le morti oggi. Ma il dato interessante è che noi possiamo subito correlare questi numeri con quello che è il discorso che vogliamo affrontare oggi, vale dire quello del cibo, e lo vediamo nella diapositiva immediatamente successiva. Nel sito semplicemente si scorre, ecco, e vediamo qual è la situazione cibo. Provate a vedere. Allora, abbiamo circa 800 milioni di persone che sono sottonutrite, ma dall'altro canto abbiamo più di 1,5 miliardi di persone che sono sovranutrite e in più circa un 700 milioni che sono obese. Dall'altro canto abbiamo quasi 20.000 persone che già oggi sono morte perché non hanno abbastanza cibo, e dall'altro canto un numero straordinario di milioni di dollari spesi per controbilanciare i problemi legati all'obesità. Quindi avete già subito un'idea di quello che diceva prima il dottor Bianucci, di questa straordinaria disomogeneità che caratterizza il nostro mondo. Faccio solo una piccola notazione. Sì. Guardate, questo è il sistema anglosassone di mettere la virgola al posto dei punti. Ecco, sì. Credo che sia chiaro a tutti, ma certo, è meglio dirlo. Grazie, comunicatore, è perfetto. Però c'è all'altro, se noi abbiamo quindi, costruiamo un triangolo dove abbiamo da una parte la popolazione, dall'altra abbiamo il cibo, ma l'altro vertice da che cosa è rappresentato? Dall'ambiente. Allora proviamo a vedere. Allora, quel numero che corre velocissimo ci dà le tonnellate di emissioni di anidride carbonica, sappiamo appunto questo straordinario impatto che viene dato proprio sul nostro pianeta, e questo è strettamente legato ai problemi della perdita delle foreste, dell'erosione della terra, della perdita proprio del terreno. Allora, e lo possiamo vedere già nella diapositiva successiva, se possiamo ritornare, grazie alla presentazione, e dobbiamo cercare di capire quindi che ruolo ha l'agricoltura. Ecco la diapositiva, allora, ma forse questo posso farlo andare avanti io. Ecco, che ruolo ha a questo punto l'agricoltura in questa situazione dove abbiamo una popolazione che cresce, abbiamo una richiesta di cibo molto forte e dei fattori ambientali. Allora, vedete che è abbastanza interessante osservare come l'agricoltura è veramente un fattore molto importante in questa emissione di anidride carbonica. In questo grafico voi vedete che sia l'agricoltura, sia quello che va nel termine generale del land use, che quindi interpreta tutti quei discorsi di trasformazione proprio della terra, vedete che sono responsabili di una grande quantità di emissioni, non solo di anidride carbonica, ma anche di metano. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente l'agricoltura è molto importante in questo discorso del controllo delle condizioni climatiche. Quindi che cosa abbiamo? Una situazione per cui da una parte abbiamo bisogno di cibo, che viene prodotto attraverso l'agricoltura, ma dall'altra parte l'agricoltura è responsabile, è una delle grandi responsabili di questi problemi ambientali. Allora voi vi direte, ma perché? E l'agricoltura direttamente? Sì, certamente, ma anche un importante agente in questo aumento delle emissioni di anidride carbonica o di metano sono strettamente legate all'alimentazione, all'allevamento dei bovini. Vedete infatti che i bovini sono estremamente, fortemente responsabili di questa emissione di metano, molto di più di quello che succede per l'allevamento dei polli o dei maiali. Questo è dovuto al fatto che, come sapete benissimo, tutti i bovini richiedono nel loro rumine tutta una presenza del famoso microbiota
microbiota di questi microrganismi che emettono metano. Quindi questa è veramente una delle prime cause. Per cui, diciamo, cosa possiamo quindi concludere? Che già questo primo sito e questa idea dei numeri ci dà già subito un'idea di questo triangolo, dove noi vediamo come la popolazione in crescita sia strettamente correlata e richiede un'agricoltura più produttiva, richiede cibo, ma tutto questo ha un forte impatto sull'ambiente. Quindi l'idea è che i numeri ci fanno capire bene questa relazione tra grandi numeri. Questa è una lezione più generale che la professoressa Paola Bonfante ci sta dando. Partiamo sempre dai numeri, partiamo dai dati e poi su quelli ragioniamo. E i dati non sono mai semplici, i dati sono sempre correlati tra di loro, ogni dato ne richiama degli altri e ognuno ci sono delle retroazioni tra questi numeri. Allora, adesso però sento dire che l'agricoltura ha una grossa responsabilità per quel che riguarda l'ambiente, ovviamente ce l'ha per la sopravvivenza del genere umano, a parte gli obesi, sto pensando soprattutto a quelli che non hanno un numero di calorie sufficiente quotidiano per la sopravvivenza, però quello che stupisce è che la popolazione che invece è impegnata nell'agricoltura, specialmente nei paesi sviluppati, è diminuita enormemente. Negli ultimi 50 anni la popolazione impiegata nei lavori agricoli è veramente ridotta a pochissime percentuali sulla popolazione totale, mentre la produzione agricola è aumentata enormemente e anzi c'è questa enorme disponibilità di cibo non dappertutto, non equamente distribuita. Come si spiega questo esplodere della produzione agricola con la riduzione così grande invece di quelli che sono gli addetti all'agricoltura? Sì, certo, questo di nuovo è un problema che ci fa vedere di nuovo come l'agricoltura è di nuovo una fetta molto importante della società e quindi esprime proprio un qualche cosa di quelli che sono gli andamenti e di nuovo i numeri ci dicono qualcosa. E sono andata a cercare e su questo sito dell'Istat c'è una pubblicazione molto interessante che ci dice l'Italia in cifre e ci fa vedere che cosa succedeva nel 1861 quando l'Italia si è riunita. Bene, allora la popolazione non era più di 26 milioni di persone, quindi era un piccolo paese, ma il 70% lavorava nell'agricoltura. Mentre invece se noi guardiamo adesso la situazione, che cosa osserviamo? Esattamente come diceva il dottor Bianucci, abbiamo una contrazione sempre più forte di quelli che sono gli occupati nell'agricoltura. Secondo questo dato, però ho trovato anche dei dati diversi, ci sono dai 4, diciamo, il 5-6% degli italiani attuali che lavora nell'agricoltura. Quindi siamo dei numeri straordinariamente bassi. Ma se noi guardiamo quella che è la produttività, questo è veramente straordinario, cioè la produttività di un ettaro di frumento, secondo questi dati dell'Intecra, sono aumentati di circa 5 volte tanto rispetto a quello che era nel 1920. Quindi la domanda è del dire, ma che cosa è successo? Che cosa c'è stato in mezzo? Ecco, in mezzo c'è stata questa famosa rivoluzione verde che abbiamo già anche citato, che sicuramente voi conoscete, almeno così per nome, e che sicuramente ha rappresentato una rivoluzione di quelle, secondo me, un po' irreversibili, nel senso che ha veramente cambiato non soltanto, diciamo, vita in Italia, ma veramente in tutto il mondo, con delle conseguenze straordinarie. E che cosa ha voluto dire questa rivoluzione verde? Ha voluto dire fondamentalmente fare un'agricoltura di tipo diverso rispetto a quella precedente, basata sulla selezione di varietà che avevano la capacità di rispondere in modo progressivamente con una maggiore produttività nel momento in cui venivano dati dei fertilizzanti, azoto, fosforo, potassio, venivano trattati i campi con tutta una serie di non solo fertilizzanti ma anche pesticidi e quindi questo ha portato a un incremento straordinario e noi abbiamo anche, diciamo, un nome di riferimento, questo Norman Borlaug, che ha anche avuto il premio Nobel per la pace, perché effettivamente grazie a questa rivoluzione cos'è cambiato? È cambiato tutto, nel senso che
alle famose persone che prima non arrivavano alle 1800 calorie, ad esempio in moltissimi paesi dell'Asia meridionale, hanno raggiunto questo numero di calorie. In effetti, se noi guardiamo quelli che sono i pilastri di questa rivoluzione verde, vediamo che non soltanto ci sono tutta una serie di tecnologie che si basano quindi proprio sulla genetica, sulla selezione di una serie di nuove varietà che rispondono così bene ai fertilizzanti, ma anche, molto interessante, tutto un discorso di trasformazione meccanica, tutta l'automazione, tutte le macchine che entrano nell'agricoltura e ovviamente un discorso sociale, come abbiamo già detto prima, questa forte contrazione dei lavoratori e che porta quindi anche a un discorso qui io sono sempre molto interessata, che grazie alla rivoluzione verde il cibo comunque costa molto, molto di meno. Chi, come me, appartiene a una generazione che ha visto già l'Italia prima della rivoluzione verde, si ricorda quanto fosse molto più caro il cibo. Pensate che in quegli anni lì, diciamo sul 60, il grosso modo il più del 50% di una famiglia veniva speso solo per il cibo, invece adesso questa cifra è molto diminuita. Ma quindi che cosa abbiamo? Sicuramente delle situazioni positive, ma ovviamente, come sappiamo, non c'è mai nulla che dà solo dei vantaggi. Tutti gli svantaggi cosa sono? Sono sul consumo di acqua, tutte queste varietà richiedono molta acqua, erosione del suolo, eutrofizzazione, inquinamenti ambientali e poi tutti i problemi, come abbiamo già visto, che ci sono sulla popolazione, dall'obesità e al fatto che comunque questa quantità di calorie non è che sia così distribuita in modo regolare. Quindi, diciamo, rispetto alla domanda, capiamo perché c'è stato questa forte esplosione, perché basato su un'agricoltura altamente produttiva, ma insieme si è portata molti aspetti positivi e molti aspetti negativi. Come sempre abbiamo detto già all'inizio, la situazione è sempre fortemente eterogenea. E le professioni sono molto cambiate, perché ora fare l'agricoltore vuol dire sapere di chimica, di biochimica, di biologia, sapere di economia naturalmente, certo, e sapere di alimentazione, di nutrizione umana e così via. E quindi vedete che anche se un 4% circa della popolazione è quello impiegato in agricoltura, è un 4% molto diverso da quella popolazione agricola che noi avevamo in mente e che vedevamo appunto rappresentare circa la metà addirittura dei lavoratori italiani un tempo. E questo deve essere una cosa che in un Politecnico e di fronte a 200 studenti delle scuole medie superiori deve essere tenuta presente, perché ci sono delle nuove professioni in questo campo che a loro volta si rinnoveranno ulteriormente. Avete visto prima dei trattori, probabilmente quei trattori che vedevate non erano guidati da persone, erano guidati dal GPS, erano trattori che avevano un piano di lavoro su grandi colture estensive e sapevano dove dovevano andare, dove dovevano tornare e così via. Però dietro a questi trattori ci sono delle persone che sanno che cos'è il GPS, quindi ci sono delle professioni nuove che si stanno sviluppando. L'agricoltura sta radicalmente, anzi è radicalmente cambiata e probabilmente cambierà ancora, e sono professioni nuove quelle che arriveranno in un mestiere così vecchio, così antico, perché l'agricoltura, sapete, ha circa 10.000 anni, forse quella un po' più sviluppata, meno, anzi sicuramente ne ha di meno quella sviluppata. Quindi vedete che anche quello che sembrava un campo ormai, scusate il gioco di parole, un campo un po' esausto, un po' sfruttato e un po' superato, in realtà è un campo ancora arabile, coltivabile, con professionalità e con capacità e tecnologie completamente nuove. Una di queste tecnologie, apro una brevissima parentesi ma mi interessa molto, è quella del microbioma e del microbiota. Distinguiamo intanto il senso di queste due parole. Il microbiota è l'insieme di batteri con i quali noi conviviamo, il microbioma è l'insieme dei loro geni. Certo. Sono due cose molto diverse. Però sono due cose, cioè una cosa sola che comporta il microbiota, che comporta il microbioma, sono una cosa che viene scoperta
nella sua importanza solo in anni recenti. E dato che abbiamo la fortuna di avere qui Paola Bonfante, che è una delle maggiori, dei maggiori specialisti in questo settore, io vorrei domandarle che cosa significa la scoperta del microbiota in agricoltura. Vi ricorderei soltanto un dato, che noi siamo fatti di cellule, e queste cellule sono circa 100.000 miliardi, e noi portiamo addosso a noi altrettante cellule di microorganismi unicellulari, quindi abbiamo 100 miliardi di cellule nostre e 100 miliardi di cellule non nostre, ma addosso a noi e dentro di noi, e quindi siamo delle simbiosi che camminano, siamo veramente delle simbiosi in cui non si sa bene quale delle due parti, quale delle due metà che abbiamo detto di 100.000 miliardi di cellule sia la più importante, perché senza l'una non c'è l'altra. E allora io vorrei sapere da Paola Bonfante, in agricoltura che cosa, qual è il messaggio che viene fuori da questo? Sì, partiamo esattamente, vale lo stesso concetto che vale per diciamo la salute umana, dove noi sappiamo adesso che non possiamo più pensare all'uomo come appunto esattamente stavi dicendo, solo fatto di cellule umane, ma come questa grande popolazione microbica che ci portiamo e che ha quindi un rapporto anche genico molto molto forte. Abbiamo un gene umano per ogni 10-100 geni batterici, e lo stesso vale per le piante. Quindi per le piante è stato veramente anche qui una quantità di nuovo modo di vedere alla pianta, non come un organismo isolato. A me piace dire nessuna pianta è un'isola, esattamente un po' come dicono adesso anche nelle pubblicità, però è vero, e quindi le piante non solo hanno delle interazioni con le altre piante all'interno della comunità vegetale, ma proprio interagiscono con questi microrganismi che tappezzano tutti i suoi organi, e quindi tappezzano le radici fondamentalmente, ma anche le foglie. E quindi in agricoltura questo è diventato straordinariamente importante, o almeno lo sarà nella famosa idea di un'agricoltura G4, dove tutte le macchine saranno in remoto, dove ci sarà tutta la monitorizzazione, e effettivamente questi microrganismi, di cui già sappiamo che svolgono delle funzioni straordinarie, soprattutto per quello che riguarda i processi della nutrizione minerale delle piante, e quindi migliorano la nutrizione delle piante per quello che riguarda il fosforo, l'azoto, e quindi funzionano come dei biofertilizzatori, ma anche come dei bioprotettori contro attacchi di patogeni, ad esempio, perché aumentano il livello di immunità della pianta, e quindi è proprio un sistema per alzare e rendere più resistente la pianta. Quindi l'idea applicativa è quella del andare a selezionare tutta una serie di microrganismi efficienti, fare delle comunità sintetiche microbiche e poi utilizzare questi inoculi ben standardizzati e adattarli ad ogni condizione, ad ogni pianta, ad ogni situazione. Per cui è effettivamente una delle prospettive. E questa è un'altra finestra che si apre su possibili lavori futuri, sì. Lavori nella ricerca, prima di tutto, ma poi anche nell'applicazione di queste sì. Ricerche. Ecco, e se posso solo interromperti un momento su questo, devi. Proprio rispetto a quelle che possono essere le future scelte e diciamo del dove andare, è un discorso appunto che incrocia la microbiologia con tutto questo discorso del microbiota, e che può poi andare verso la medicina o può andare verso invece una forma di agricoltura avanzata, e richiede fondamentalmente bioinformatica. Quindi quello che a me piace molto dire è che in questo momento non ci sono più tutta una serie di settori separati, ma tutto questo tipo di conoscenza che va appunto questa nuova agricoltura della G4 richiede proprio tutta una serie di competenze diverse, e l'informatica è sicuramente una di quelle cruciali. Parola chiave, bioinformatica, quindi. Sì. Benissimo. Parlavamo prima di sfamare questa popolazione, sarebbe bello adesso aprire ancora una parentesi sulle micorrize, che sono una grande specialità di Paola Bonfante, e che sono dei funghi spesso piccoli, microscopici addirittura, che aiutano le piante, stando nelle loro radici, aiutano le piante nutrirsi a fare un'infinità di altre cose. Non possiamo farlo purtroppo, ci vorrebbe molto tempo, ma anche questo è un aspetto dell'agricoltura del futuro, del presente in gran parte già, ma anche del futuro.
L'importante è darvi questi flash, queste possibili strade che si aprono davanti a voi. La domanda adesso però ritorna al tema centrale: come sfamare tutti? Noi attualmente la gran parte delle calorie che ci derivano da specie di vegetali le traiamo da pochissime specie, e queste poche specie le conosciamo tutti. Il riso, innanzitutto direi, credo che mantenga una persona su due su questo pianeta all'incirca, ma poi per le nostre latitudini, le nostre zone, il grano e altre ancora, il mais naturalmente è fondamentale. Ecco, quante e quali specie sono così fondamentali? Essere così poche è un rischio per tutti noi? Sì, allora diciamo che con la mia preparazione proprio di botanica di base, per me la domanda è più facile questa, perché parto da un dato che magari non tutti conoscete, vale dire che attualmente quando noi diciamo sulla Terra quante piante ci sono, ecco, abbiamo dei numeri nuovi che ci dicono che ci sono almeno 390.000 specie di vegetali, e quindi questo è un buon numero e questo rappresenta proprio la biodiversità dei vegetali, quella che effettivamente troviamo nelle foreste, nei campi. Mentre invece, come esattamente già diceva il dottor Bianucci, se noi diciamo ma quali piante noi mangiamo, allora vediamo che i numeri sono estremamente ridotti, non sono più di un 10-15 piante che sfamano circa il 90% delle persone. E questo è straordinariamente interessante, l'aveva già detto moltissimi anni fa Diamond in questo bel libro, qui dice in realtà queste sono proprio le piante che hanno accompagnato l'evoluzione dell'uomo, perché l'uomo ha selezionato queste particolari piante. E mi piace farvi vedere questa diapositiva di un lavoro molto recente che vi fa vedere effettivamente coi disegnini tutte queste piante così importanti, i loro siti di origine, e sullo sfondo che cosa vedete? Vedete con un codice colore l'intensità di produzione dei cereali, fondamentalmente riso, grano e mais, che sono le piante più importanti. Allora l'idea e la domanda appunto che mi poni è molto interessante, del dire ma esiste un problema nel fatto che abbiamo tutta la popolazione mondiale, tutti quei 7 miliardi e fischia di persone che sono concentrate su questo numero proprio relativamente limitato di queste piante che vengono coltivate. Allora vorrei farvi ragionare un momento sul fatto che la famosa biodiversità vegetale è quella di quelle 390.000 piante selvatiche, ma in realtà tutte queste piante sono poi state diciamo geneticamente modificate nei 10.000 anni di agricoltura dall'uomo, facendo sì che per ogni pianta, provate a pensare un pomodoro, noi abbiamo decine e decine e decine di varietà che sono molto diverse tra di loro, ognuna con delle particolari caratteristiche. E, ad esempio, vado magari un po' avanti nelle diapositive, vi faccio vedere ad esempio soltanto qui delle varietà di mele, esclusivamente quelle selezionate in Trentino Alto Adige, sono decine e decine e decine. O lo stesso per ricordare che a Torino esiste questo bellissimo museo della frutta, dove sono conservati tutti i modellini in cera di tutte le varietà dei frutti che erano una volta utilizzati e che adesso non sono più utilizzati. Quindi l'idea è che c'è, accanto alla biodiversità, quella naturale, c'è tutta una biodiversità che è stata creata dall'uomo. Allora è su questo quindi che l'uomo agisce, e che quindi a seconda di quella che è la determinata cultura, la determinata richiesta del mercato, viene fatta una scelta. Per cui, come dire, non è ristretto alle 15. È una risposta tranquillizzante. Assolutamente, sì, assolutamente. Cioè abbiamo un'enorme riserva abbiamo di un'enorme biodiversità. Riserva, sì, e per garantircela esistono delle banche del germoplasma, delle banche della diversità vegetale? Sì, sì. Certo, perché quindi esattamente come vi avevo già fatto vedere prima i Kew Garden, che sono proprio il punto di riferimento della biodiversità, quella diciamo selvatica, naturale. Ma esiste questa banca del germoplasma, di cui già avrete sentito parlare in Norvegia, delle isole Svalbard, che invece ha proprio il compito di conservare tutti i semi delle piante veramente coltivate. Allora questo è molto interessante, perché in questi appositi
ambienti molto protetti, in condizioni ovviamente strettamente controllate, sono già conservate circa un milione di campioni diversi, con tutte le varietà diversificate che arrivano dai paesi asiatici, africani. Quindi c'è proprio l'idea di mantenere quella che è la variabilità creata dall'uomo, che mi sembra un discorso effettivamente interessante, distinguere quindi tra i due livelli di biodiversità. Questa banca ha carattere internazionale, e partecipa sì. anche l'Europa e quindi sì. l'Italia? Sì, sì. Ci sono tutta una lunga lista di siti anche italiani che sono coinvolti in queste raccolte di materiali, anche in Italia ce ne sono parecchie già di queste, diciamo, banche più piccole che poi raccolgono e mantengono. Insomma, stiamo vedendo che l'agricoltura non è più quella di una volta, questo no. si potrebbe concludere. Sì. Quali saranno le prossime linee strategiche dell'agricoltura, ma anche dell'allevamento degli animali? Premesso che sì. l'hai detto molto velocemente, ma mi sembra di capire che forse bisognerà rinunciare un po' a allevare bovini ruminanti certo. e invece spostare l'attenzione verso forme di alimentazione da carne meno inquinanti e meno costose sì, per l'ambiente e per tutti. Certo, questa direi che nei paesi, diciamo, ricchi, la prima scelta da fare è ovviamente quella dell'investire meno nel cibo, nel bovino, ma questo è evidente, basta solo vedere questi numeri dell'emissione di metano e di anidride carbonica che ci dà già subito una dritta molto facile. Però diciamo ci sono moltissime agricolture in questo momento, quindi l'idea è di superare ovviamente i limiti dell'agricoltura convenzionale, tutta basata sulla chimica, sui pesticidi, di fertilizzanti, andare verso delle agricolture, noi diciamo, più integrate, che quindi considerino ovviamente il problema della sostenibilità. Ci sono anche delle nuove idee, ho portato qui una diapositiva di una agricoltura che cerca di utilizzare i concetti proprio ecologici. E questa agroecologia che cosa si pone? È abbastanza interessante, quello dell'andare verso nuove forme di domesticazione, quindi pensare a delle piante che effettivamente possano essere delle piante perenni e quindi come tale si supera già una quantità enorme di problemi sull'ambiente, perché ovviamente una pianta perenne non richiede una aratura tutti gli anni, che quello è già proprio il primo momento in cui c'è un'erosione del suolo molto grave. E ad esempio questo è un esempio abbastanza interessante di questa pianta che ha queste lunghissime radici, è una pianta perenne e non molto diversa da un grano, e al momento viene utilizzata per fare la birra, con delle birre di buona qualità e di buona resa. Quindi diciamo c'è tutto un interesse anche che proprio va verso trovare nuove piante da domesticare, e quindi utilizzando ovviamente la genetica, cercando quindi di utilizzare piante che siano perenni, proprio pensando alla sostenibilità ambientale. Sì. Utilizzando la riserva genetica di cui sì. abbiamo sentito parlare, e anche la possibilità di intervenire su questa riserva genetica. E questo ci porta alla seconda parte di questa chiacchierata. Abbiamo un poco sforato, ma cerchiamo poi di recuperare. Siamo partiti effettivamente un po' in ritardo. E adesso io vorrei presentarvi il professor Roberto De Fez, che si è laureato in scienze biologiche all'Università di Napoli, ha lavorato all'Institut National per la Recherche Agronomique a Versailles e poi all'Istituto Pasteur di Parigi, e è passato al CNR, è primo ricercatore al CNR, è autore di moltissime pubblicazioni scientifiche, è stato ed è coordinatore di progetti di ricerca italiani ed europei, e ha anche a cuore la diffusione della cultura biologica, che è il suo lavoro principale ovviamente, ma lui, il professor De Fez, è attento a parlare a un pubblico come voi, come i giovani, è attento a scrivere su molti giornali e a scrivere libri, uno ve l'ho citato poco fa, ed è un libro che riguarda poi più in generale proprio la nostra cultura scientifica, la nostra, il nostro livello di percezione dell'importanza della scienza e del saper distinguere tra scienza e pseudoscienza, perché questo è l'altro tema importante che sta molto a cuore, come sapete, anche a Piero Angela. E allora, professor De Fez, io ripartirei proprio dall'idea di intervenire su questo germoplasma con interventi anche di
di ingegneria genetica. E ingegneria genetica è un'espressione che immediatamente in alcune persone suscita delle perplessità. Allora io le domanderei, ma di questi OGM dobbiamo preoccuparci oppure no? Ma diciamo, ci siamo preoccupati ormai da 25 anni e in 25 anni che sono in commercio, che sono nei nostri supermercati, non possiamo registrare una sola ospedalizzazione in tutto il mondo per il consumo di uno a qualunque tipo di qualunque pianta geneticamente modificata con queste tecniche, diciamo, di ingegneria genetica. Quindi 25 anni di utilizzo ne hanno fatto probabilmente il prodotto che arriva sulle nostre tavole più sicuro, perché è trattato e valutato come se fosse un farmaco, quindi con le stesse norme e garanzie come se si trattasse di un farmaco. E quindi in questo momento il paradosso è proprio questo, che mentre li guardiamo con un'enorme diffidenza, con una prevenzione, con un timore, in questo momento sono le piante più controllate al mondo. Riprendendo le parole di Paola Bonfante, quello che era stato fatto per la Rivoluzione Verde, quindi da Norman Borlaug, è un salto quantico assolutamente spettacolare. Cioè, fino a diciamo la Seconda Guerra Mondiale, l'agricoltore trovava una bella pianta nel suo campo e diceva: ah, io voglio tutto il raccolto dell'anno prossimo bello, forte, produttivo, come questa bella pianta che è nata nel mio campo. Prendeva quella pianta, prendeva i semi e ripiantava l'anno dopo gli stessi semi, nella speranza di avere un ottimo raccolto. E quindi era, come dire, un clone. Era tutte piante identiche che venivano da quelle singole piante selezionate per essere riprodotte. Con l'arrivo di Norman Borlaug, le piante provengono da tutti gli angoli del pianeta, quindi vengono mescolate tra loro piante che hanno culture e storie completamente diverse. E se la vogliamo dire tutta, questa cosa ha una fortissima impronta italiana che noi continuamente dimentichiamo, perché Norman Borlaug ha avuto il premio Nobel per la pace nel 1970 per aver, in quel momento storico del pianeta, perché in quel momento il 23% di tutte le proteine consumate al mondo derivava da piante selezionate da Norman Borlaug. Il 23% di tutte le proteine mondiali. Pensate voi che cos'era. Perciò ho avuto il premio Nobel per la pace, perché era il più ragionevole modo di combattere la fame nel mondo. Ma prima di lui, diciamo, all'inizio del secolo scorso, c'era Nazareno Strampelli, che è stato il primo a fare proprio questo, cioè a incrociare tra loro grani provenienti dai quattro angoli del pianeta. Quindi i grani teneri fatti da Nazareno Strampelli venivano dall'Olanda, dall'Inghilterra, da Rieti, dove lui lavorava, e dal Giappone. Così abbiamo fatto dei grani straordinari che hanno alimentato prima gli italiani, ma poi tanta parte del mondo, perché erano delle grandissime innovazioni. Guardate che bella informazione che ci arriva. Mescolare le culture... è virtuoso, produce grandi innovazioni, produce un grande vantaggio. E questa, secondo me, è una informazione straordinaria. Non è stare chiusi nel giardinetto di casa che consente un grande sviluppo. Anche perché il problema, che è anche il problema degli organismi geneticamente modificati, è che se io continuo a coltivare, a riseminare la stessa pianta che cresce nel mio campo, in realtà quello che sto facendo è che sto apparecchiando la tavola per parassiti, per uccelli, per vermi, per patogeni, e saranno loro i primi a mangiare, non noi. Cioè io sto selezionando, oltre che
il tipo di pianta che sto coltivando, sto selezionando chi se ne deve nutrire. Tutto l'ecosistema. E tutto l'ecosistema è bravissimo a mutare, migliorarsi, selezionare e mangiare più rapidamente di noi tutte quelle piante che noi continuiamo a mettere identiche nel campo. Ecco allora che nasce prima l'esigenza di incrociare piante fra loro. La storia dei grani che vengono dai quattro angoli del pianeta è perché c'erano alcuni tipi di grano resistenti a dei funghi, a dei patogeni di funghi che provocavano una devastante malattia sul grano. Quindi noi volevamo la resistenza al fungo, la maggior produzione e poi le varietà giapponesi di taglia bassa. Guardate che non è uno scherzo che le varietà giapponesi servivano per la taglia bassa. Perché? Perché se io voglio un maggior raccolto, devo alimentare di più la pianta, gli devo dare migliori fertilizzanti. Ma se io gli do tanti fertilizzanti, la spiga diventa più pesante e mano a mano che diventa pesante cade, si abbatte. E quindi serve che cosa? Che si accorci la taglia del grano e si rinforzi lo stelo. Quindi quelle varietà, adesso sappiamo la biologia molecolare del sistema, è una cosa di una bellezza molecolare assolutamente straordinaria, le singole mutazioni in un certo specifico gene che fanno sì che possiamo regolare l'altezza della pianta di grano come vogliamo. Possiamo fare piante di grano di 1,5 metri e piante di grano di pochi decine di centimetri, ma tutto questo è funzionale allo scopo. Funzionale a che cosa vogliamo fare, come lo vogliamo produrre. Quindi lo scopo vero e sempre, come dire, ignorato della grande produzione di organismi geneticamente modificati era per ridurre l'utilizzo della chimica. La stragrande maggioranza delle piante coltivate con metodi di ingegneria genetica serve a aumentare la resistenza delle piante verso l'aggressione che gli vengono fatte o da patogeni o da larve o da farfalle o da bruchi o da altre piante infestanti, perché poi le erbe infestanti sono sempre molto più forti di quelle che noi coltiviamo. Ecco, è paradossale come l'idea di ridurre l'impatto della chimica in agricoltura, ridurre l'impatto degli agrofarmaci, ha trovato la sua realizzazione in che cosa? In piante che avevano un'arma in più per difendersi dall'attacco dei patogeni. E quindi abbiamo ridotto l'utilizzo di insetticidi. Sul mais in Italia dobbiamo fare almeno 2 trattamenti con insetticidi, se no il raccolto non lo facciamo. Non è che ne facciamo poco, lo facciamo proprio nulla, se vengono mangiate dai parassiti. Tanto per darvi un'idea di dov'è l'Italia in questo momento, il 55% di tutto il mais prodotto in questo momento in Italia, sto facendo la media degli ultimi 10 anni, quindi non sto parlando di un anno strano, ma della media di quello che abbiamo prodotto come mais in Italia, il 55% è vietato per il consumo umano per gli alti dosaggi di tossine prodotti da funghi che aggrediscono il mais. Quindi noi abbiamo di fronte 2 scelte, più insetticidi o più piante modificate che riducono, aumentano il raccolto, riducono i rischi sanitari per l'uomo di consumo e danno reddito all'agricoltore. Perché poi questa storia, se noi gli si diamo il reddito all'agricoltore, non starà mai in piedi, non funzionerà mai. E noi dobbiamo tenere insieme varie componenti, l'ambiente, la sanità e l'interesse di chi le deve produrre. Ecco, la selezione genetica delle specie più resistenti e anche più produttive è avvenuta con diversi metodi nella storia. All'inizio semplicemente per incroci più o meno tentati, casuali, poi con incroci mirati, come quelli che abbiamo sentito che sono alla base del grano moderno, e poi con
l'ingegneria genetica ancora dei primi tempi, con le radiazioni che hanno modificato un po' a caso certi genomi, sperando di produrre delle mutazioni vantaggiose, ed è successo. Difatti il grano creso, per esempio, è un'altra produzione italiana dovuta ai nostri fisici della casaccia che hanno irradiato del grano negli anni 70, credo. Ma adesso tutto questo si può fare molto meglio, si può fare in un modo estremamente mirato, e che un modo che va addirittura al di là degli OGM normalmente usati e che continuano a essere molto importanti. C'è una tecnologia da qualche anno che si chiama CRISPR, è una sigla naturalmente, ma che potremmo così tradurre in modo più semplice, editing genetico, che permette appunto una modifica mirata, gene per gene, addirittura molecola per molecola, di un patrimonio genetico di una pianta. E questo corrisponde, anziché a mescolare due organismi diversi, il che darebbe luogo a un OGM, ma consente di lavorare su un solo organismo, se ho capito bene, facendo delle correzioni sul suo patrimonio genetico, senza introdurre organismi estranei in quel genoma. E questo corrisponde, di fronte a un testo, per esempio, a un articolo di giornale, corrisponde a fare delle correzioni sulle singole lettere degli eventuali refusi. Quindi si può intervenire in modo estremamente puntuale. Questa è la CRISPR. Ne esistono varie forme. Una è recentissima, un ulteriore progresso nella CRISPR è di qualche mese fa, credo del novembre scorso, e non è più necessario tagliare tutte e due le eliche della molecola di DNA, ma una sola, e l'altra copia automaticamente la modifica che è stata fatta, se ho capito bene. Allora, ecco, la mia domanda è, professor De Fez, queste tecnologie sono molto promettenti? È la prima domanda. La seconda, sottintesa rispetto al discorso di prima, ma allora quando ci parlano di naturale, di biodinamico, quando si usano queste specie di parole magiche che ci dovrebbero far consumare più certi cibi che verrebbero dalla natura e che non hanno avuto contatti con le tecnologie, tutto questo è una favola? È una favola che è molto facile da comunicare, ma che è molto lontana dalla realtà. Di naturale noi credo che ormai non mangiamo più nulla, se non le fragoline di bosco, le more dei rovi e forse qualche insalatina se sappiamo raccoglierla. Tutto il resto, come diceva Paola Bonfante, è addomesticato. Cioè noi abbiamo addomesticato le piante. Per avere un'idea, mi rendo conto che è difficile pensare a addomesticare le piante, ma immaginate una vacca che è stata addomesticata, pensate di lasciarla una notte nella savana africana e tornate la mattina dopo a vedere se sono rimaste le ossa. Le piante addomesticate sono esattamente la stessa storia, non sopravvivono senza di noi. Noi siamo, diciamo, lì a curarle, proteggerle e tutelarle. È esattamente questa, la tecnologia del CRISPR-Cas è l'evoluzione della tecnologia degli OGM ed è molto diversa, nel senso che se prima era come se in un testo Word noi aggiungevamo una frase in inglese, quindi era facilmente identificabile in un testo in italiano una frase in inglese, adesso possiamo cambiare le singole lettere, quindi veramente un editing del testo, ma addirittura possiamo fare di più, possiamo lasciare la stessa lettera e cambiare l'accento, cambiare solo un accento, metterlo, levarlo, acuto, grave, quindi ne possiamo fare veramente di tutti i colori. E questo significa che tutti sanno nel mondo che nessuno può capire se lo ha fatto un essere umano o se l'ha fatto la natura. Perché quello che viene fatto con la tecnologia del CRISPR-Cas, detto in maniera, come dire, più friendly, è biodiversità, è un aumento di biodiversità. Modificare un singolo nucleotide, una singola base, è un aumento, una variazione della biodiversità. Ora, siamo tutti innamorati della biodiversità nelle due forme che ci ha spiegato Paola Bonfante, quella naturale e quella, diciamo, che abbiamo selezionato negli anni,
delle piante che noi consumiamo. Ecco, noi possiamo aumentare la biodiversità e ce ne sono già tante di esempi di questo genere, vanno più o meno nella stessa direzione. Aumentiamo con una singola variazione che potrebbe arrivare casualmente, semplicemente per le piante che coltiviamo, cambiamo una singola lettera in una divina commedia, immaginate che è il patrimonio genetico di un organismo, e quell'organismo resiste all'attacco di un fungo, non ha più bisogno di fungicidi, riduciamo l'utilizzo del rame in agricoltura. Guardate che il rame, e torno qui al biologico, il rame è un metallo pesante ed è il principale strumento per combattere i funghi patogeni che aggrediscono pomodoro, vite e melo. Quelle bellissime mele di una regione che non ricordo, sì. Così è chiaro, c'hanno fra i 24 e i 40 sì, trattamenti l'anno. Sì. E la gran parte sono fungicidi. Allora, noi abbiamo sempre la doppia scelta. Vogliamo ridurre del 90-95% l'utilizzo della chimica facendo singole mutazioni puntuali, aumentando la resistenza di quelle piante all'aggressione dei funghi, o vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo, ossia essere il primo utilizzatore in Europa dei fungicidi? Perché noi, come dire, abbiamo l'11% delle produzioni agricole continentali e il 22% di utilizzo dei fungicidi in Europa. Perché tutte le volte che piove, diciamo, durante la stagione di crescita della vite, noi dobbiamo rimettere rame sulle coltivazioni di vite, sulle pomodori, sulle mele. E guardate che il rame è un metallo pesante, va nella falda, resta lì per secoli, non se ne va. Il rame, la poltiglia bordolese, è un agrofarmaco biologico, autorizzato in agricoltura biologica. Ma questo non vuol dire che è sano, che non vuol dire che ci fa bene. Non è vero che chiamare biologico qualcosa vuol dire che siamo immuni da qualunque rischio. Tutto quello che l'uomo fa è rischioso. Il rischio zero non fa parte delle attività umane, soprattutto non fa parte della scienza. Quindi 0 e 100% ce lo possiamo scordare. Dobbiamo cercare di valutare, pesare e stimare i rischi di tutte queste attività. Allora, CRISPR-Cas è chiaramente il futuro. È sicuramente la tecnologia su cui tutto il mondo sta investendo, tutti come al solito, tranne l'Europa che ancora arranca, discute, spacca il capello in quattro. Intanto Cina e Stati Uniti stanno andando a velocità supersonica su queste tecnologie, hanno deregolamentato l'utilizzo di CRISPR-Cas, noi importiamo milioni di tonnellate di derrate alimentari dall'estero, ci arriveranno anche le piante mutagenizzate con CRISPR-Cas. Solo che le importeremo, le pagheremo di più anziché producerle. Allora, lo stato attuale dell'Italia è che l'Italia importa e consuma oggi 10.000 tonnellate al giorno di soia geneticamente modificata. Immaginate una nave, 10.000 tonnellate, 365 giorni l'anno, tutti gli anni da 20 anni stiamo utilizzando 10.000 tonnellate della vecchia soia OGM. Qui stiamo parlando del futuro, di piante per esempio che tollerano la siccità, che riducono l'utilizzo di agrofarmaci. Ci verranno proposte delle piante in cui ci dicono: la mia c'ha il 90% di trattamenti con fungicidi in meno della tua, quale vuoi scegliere? È chiaro che questo metterà in difficoltà qualunque produzione, perché noi non avremo cose così belle da offrire ai consumatori. Non potremo dire: guardate, noi riusciamo a fare delle piante che tollerano le alte temperature, che riducono la richiesta di fertilizzanti, di agrofarmaci, di tante altre cose. Perché, il miglioramento genetico sta andando in un'altra direzione e noi siamo coscienti in questo momento. Il libro un po' è ispirato da questa
difficoltà, se non dire tragedia, che vediamo, noi stiamo formando fiumi di giovani generazioni che sappiamo che emigreranno all'estero per poter svolgere il lavoro più ragionevole che si può fare in questo momento, quello più produttivo, quello che darà più chance di lavoro e di successo. Quindi mi sembra di capire che c'è un grande problema di comprensione di questi argomenti da parte della classe politica. Beh, la classe politica io credo che arriva ultima in questa storia, nel senso che io credo che per prima cosa debba reagire la comunità scientifica, prima ancora che la politica possa capire. Qui il punto è che io credo che siano gli scienziati che debbano decidere di imporre il metodo scientifico come base per, come dire, disporre i dati, per apparecchiare la tavola. Poi la politica deve scegliere. Deve conoscere. Però se la tavola viene apparecchiata dal professor Di Bella, dalla cura stamina o dalla chi prevede i terremoti all'Aquila, siamo finiti. Cioè non è possibile che l'ultima, come dire, inventore della grande scoperta che risolverebbe i problemi del mondo, come dire, dispone il piano di lavoro e l'argomento di discussione. Non è così, secondo me è la comunità scientifica di questo paese che deve rispettare il metodo galileiano e imporre che siano i dati, i fatti, i numeri, quelli che abbiamo fatto vedere oggi, che siano alla base delle scelte. Poi la politica sceglierà, perché poi ci sono decisioni anche estremamente impopolari da prendere, ma qui, diciamo, io non so quanti esempi citare, ma sulla moria degli ulivi in Salento c'è ancora la discussione se è un batterio patogeno che sta facendo la strage degli ulivi. Tutto il mondo è convinto di questo, ma noi continuiamo a dar credito a chi ha il rimedio naturale, chi ci mette una pasta fatta da un'azienda locale o storie di questo genere. Ma noi abbiamo i dati, i fatti, i numeri, abbiamo tutta l'analisi dettagliata. L'Accademia dei Lincei produce uno o due volte l'anno un documento chiarissimo che spiega qual è la situazione. Noi intanto stiamo facendo risalire la strage degli ulivi pugliesi verso nord. Che poteva essere contenuta distruggendo pochi ulivi subito. Poteva forse essere contenuta, ma quello che è chiaro a tutta Europa è che dall'ulivo può passare alla vite, al pomodoro, ecco, o a qualunque altro tipo di coltivazione. Quindi noi, la ragione per cui stanno cominciando a preoccuparsi in Puglia, cioè diciamo il governatore, tanto per non mandarla a dire, è che gli arrivano le sanzioni. E le sanzioni l'Europa le impone non perché vuole tutelare gli ulivi millenari, diciamo dei professionisti della provincia di Bari, ma perché sa che quello è un'incubazione di un patogeno che potenzialmente si può espandere a qualunque altra forma di agricoltura continentale. Insomma, noi a parlare male della scienza stiamo mettendo a rischio molte cose di questo paese, molte potenzialità, e possiamo generare un'infezione diffusa. Un'ultimissima domanda con risposta breve, perché abbiamo portato via molto tempo al professor Tito Boeri, che saluto, che è qui in sala e che ringrazio di essere qui. Naturalmente poi avremo la seconda metà di conversazione con lui. La domanda ultima è: ma la nostra bilancia alimentare, stanti così le cose, com'è? Cioè, noi siamo veramente questo paradiso del buon cibo sufficiente per tutti, oppure siamo dei grandi importatori che mangiano cose che non sono affatto italiane? Allora, la nostra bilancia agroalimentare è in rosso fra i 9 e i 4,7 miliardi di euro l'anno, tutti gli anni, da oltre 20 anni. Quindi tra tutto quello che produciamo e esportiamo e importiamo siamo in rosso fisso. Quello di cui dobbiamo convincerci è che noi siamo bravi a trasformare, siamo spettacolari a trasformare, ma non è vero che deve essere nato per forza in quel luogo specifico.
diciamo, se una volta era bellissimo avere delle produzioni locali, faccio per dire, nella pianura padana, adesso forse un luogo dove passano meno autostrade, ci sono meno aziende, sta un po' più in collina, forse è un luogo più salutare, non è detto che debba essere ristretto al tipico di un luogo, chiuso in una specie di torrione medievale. Forse se noi prendessimo, come dire, le materie prime nei luoghi migliori del pianeta, siamo noi che siamo capaci di trasformarli in gioielli, ma è la nostra capacità, come dire, come cuochi, come casari, come trasformatori dell'alimento, che è straordinaria, e dovremmo un po', come dire, liberarci dai legacci del passato. Sì, quindi ci sta proponendo intanto non un'agricoltura, abbiamo sentito da Paolo Bonfante, ma molte agricolture, e queste molte agricolture non devono essere concepite con una visione provinciale, devono essere viste con una mentalità globale, nel senso buono di questa parola. Io vi ringrazio moltissimo e invito adesso il professor Tito Boeri a venire qui da noi. Grazie. Grazie. Tito Boeri insegna economia del lavoro all'Università Bocconi, dove si è laureato nel 1983. Nel 1990 ha ottenuto il PhD in economia alla New York University, è stato presidente dell'INPS dal 2015 al 2019, per 10 anni è stato senior economist dell'OCSE. Buonasera professore, grazie. Poi consulente del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Europea e della Commissione Europea. Ha scritto molti libri, lo vediamo spesso in dibattiti televisivi, tra i suoi libri ne ho portato uno solo che credo sia anche tra i più recenti, e che è Populismo e Stato Sociale, edito da La Terza. È un tema che tra l'altro poi toccheremo anche un poco in questa nostra conversazione. Che qualcuno dirà, ma come si collega con quello che abbiamo sentito? Perché sembra che sia una cosa lontanissima quella di cui stiamo per parlare con il professor Boeri, e invece non è esattamente così, c'è un collegamento abbastanza stretto, perché abbiamo sentito che l'agricoltura, ma non solo l'agricoltura, un po' tutte le tecnologie hanno in qualche modo moltiplicato la ricchezza, la disponibilità di beni. Questi beni non sono tutti equamente distribuiti, però l'abbiamo anche sentito. E sappiamo da molte cose che la distribuzione equa di questi beni dipende da norme, da regole che le società si danno. E tra queste regole ce n'è una di cui il professor Boeri, come presidente dell'IMS, si è occupato moltissimo, ed è quel patto tra le generazioni per cui quelli che oggi sono più giovani e lavorano con i loro contributi pagano le pensioni di quelli che hanno un'età più avanzata, e così via. E questo patto naturalmente è legato a molte altre cose che avete visto, alla demografia, avete visto quei numerini che scorrevano rapidissimi della popolazione mondiale, avete visto che da quando è iniziata la giornata c'è sul pianeta Terra una nuova grande città, per esempio, e avete visto che tutti questi abitanti del pianeta hanno delle disuguaglianze tra di loro molto profonde. E si pone quindi il problema di ridistribuire in qualche modo tutta questa ricchezza che la tecnologia produce. E distribuirla soprattutto con una prospettiva, sapendo che ci sono davanti a noi, dietro di noi, delle generazioni, davanti a noi delle altre generazioni. Ed è quindi la distribuzione un problema di politica sociale, di economia e di politica sociale, che è un tema che sappiamo il professor Boeri non solo conosce perfettamente, ma sa trattare con una straordinaria chiarezza, perché l'abbiamo sentito moltissime volte parlare di queste cose. E allora io domanderei come prima cosa, farei una domanda molto generale: quali devono essere i grandi meccanismi di redistribuzione della ricchezza in un paese autenticamente democratico? Innanzitutto grazie di questo invito, sono molto contento di essere al Politecnico di Torino, che è una realtà di eccellenza non solo a livello italiano, e grazie anche per avermi dato l'opportunità di assistere ad un dialogo davvero molto interessante. Sicuramente
se noi guardiamo alla crescita, alle determinanti della crescita economica, per un paese come l'Italia, un paese in declino demografico, noi non possiamo che pensare al progresso tecnologico come il fattore fondamentale. Progresso tecnologico che vuol dire qualcosa che rende più produttivo il lavoro di ciascuno di noi, che aumenta la cosiddetta produttività del lavoro. La crescita economica di un paese, delle società avanzate, ripeto, soprattutto di un paese come l'Italia, è legata all'aumento della produttività del lavoro. È ciò che permette in qualche modo di aumentare la ricchezza e ciò che poi può essere successivamente chiaramente distribuito, accessibile da parte di tutti potenzialmente. Questo progresso tecnologico però non è mai avvenuto in tutta la storia dell'umanità in modo uniforme, cioè diciamo che ci sono state alcune categorie di persone che hanno beneficiato maggiormente del progresso tecnologico rispetto ad altre, quelle che avevano maggiormente accesso a queste forme di progresso tecnologico. Inizialmente abbiamo avuto delle fasi di progresso tecnologico che tendevano a sostituire del lavoro relativamente qualificato e quindi hanno messo a rischio persone che avevano anche dei mestieri che avevano imparato nel corso del tempo. Se noi guardiamo all'inizio della rivoluzione industriale, il progresso tecnologico, se era in qualche modo sfavorevole ad alcune categorie, erano relativamente persone e lavoratori qualificati, che quindi temevano. Poi successivamente il progresso tecnologico è evoluto in una direzione diversa e noi abbiamo conosciuto il grande progresso tecnologico del secolo scorso e dell'inizio di questo secolo. È stato un progresso tecnologico di tipo skill biased, dove si intende il fatto che fosse un progresso tecnologico che tendeva in qualche modo a penalizzare i lavoratori poco qualificati e invece a favorire il lavoro altamente qualificato. Adesso stiamo assistendo ad una nuova evoluzione del progresso tecnologico, di cui è molto difficile giudicare quali saranno le traiettorie future, per cui è molto difficile fare delle previsioni sui mestieri del futuro. Forse qui anticipo una sua futura domanda, perché l'intelligenza artificiale è qualcosa che viene in qualche modo a sostituire anche delle lavorazioni che avevano e che hanno tuttora un forte contenuto intellettuale, che richiedono delle competenze non secondarie. Sono delle lavorazioni che richiedono di analizzare, di processare quantità di informazioni molto elevate, e su queste chiaramente i progressi conosciuti dall'intelligenza artificiale, da processi di machine learning, sono tali da permettere di in qualche modo essere molto più efficienti. Insomma, pensiamo al caso che forse si può citare, è quello per esempio nel diritto. Chiaramente la giurisprudenza è un fatto molto importante, quindi conoscere la casistica, conoscere sono qualcosa che normalmente veniva sono chiaramente attività che venivano svolte nell'ambito di studi professionali da laureati. Ecco che questa analisi della casistica, della giurisprudenza, può essere fatta moltissimo anche attraverso meccanismi e processi di intelligenza artificiale. Quindi questo tende un po' a superare questo tipo di, e in futuro lo sarà ancora di più. Quindi noi possiamo assistere per certi aspetti ad un progresso tecnologico che in futuro non sarà così sempre orientato ai danni del lavoro poco qualificato e a vantaggio del lavoro qualificato. E comunque sarà un progresso tecnologico che andrà a vantaggio di qualcuno e invece non immediatamente trasferirà questa ricchezza alle altre persone, soprattutto chi avrà la proprietà dei robot,
sarà colui che in qualche modo beneficerà di questi progressi e di questa generazione di ricchezze. Non è detto assolutamente, perché il progresso tecnologico in sé non è in grado di trasferire questa ricchezza a tutti, quindi bisogna trovare dei correttivi che siano tali da permettere che la ricchezza che si accumula in questo modo venga poi distribuita in modo più vasto possibile, chiaramente facendo in modo che non ci siano delle persone che perdono dal progresso tecnologico. Questo è un compito molto difficile, è un compito molto difficile che però storicamente noi abbiamo affidato a delle istituzioni che operano in tutti i paesi, e tra queste chiaramente i sistemi di protezione sociale. I sistemi di protezione sociale sono proprio, hanno proprio come finalità quella di permettere di conciliare la crescita economica e il progresso tecnologico con anche il contenimento delle disuguaglianze e la prevenzione della povertà. Le finalità fondamentali che noi abbiamo dato ai sistemi di protezione sociale sono state proprio di questo tipo. Chiaramente i sistemi di protezione sociale devono evolvere per poter reggere alle sfide che vengono imposte dal progresso tecnologico. Il sistema di protezione sociale che è stato edificato soprattutto dopo la grande depressione degli anni 30 era un sistema di protezione sociale che tutelava contro la disoccupazione, che permetteva di dare in qualche modo delle garanzie alle persone, che riusciva a proteggere contro i rischi associati al miglioramento, perché ci sono anche dei rischi associati al chiaramente all'allungamento della vita, quindi alla longevità. Facevamo prima, si parlava dell'esempio del caso delle pensioni, e servivano a garantire alle persone comunque che vivevano più a lungo di poter mantenere dei livelli, degli standard di vita adeguati anche in vecchiaia. Oggi i sistemi di protezione sociale devono essere in grado di reggere a sfide diverse, che sono le sfide imposte appunto da un cambiamento tecnologico che può creare dei perdenti assoluti per lunghi periodi di tempo. In passato il progresso tecnologico magari penalizzava alcune categorie, ma dava anche la possibilità poi a queste di trovare degli impieghi alternativi, e la protezione sociale poteva in qualche modo limitarsi a dare un sostegno temporaneo. I sussidi di disoccupazione sono il tipico esempio, qualcosa che nel caso tu perdi il lavoro ti danno una protezione temporanea. Adesso rischiamo di avere dei perdenti assoluti, dei perdenti duraturi, dei perdenti permanenti, e i sistemi di protezione sociale non sempre hanno questa capacità di assistere delle persone che rischiano di rimanere per tutto il resto della propria vita in condizioni di difficoltà e di svantaggio rispetto alle altre. Un'altra cosa che i sistemi di protezione sociale di allora non sono in grado di fare è affrontare il fatto che ci sarà una transizione demografica ineluttabile. La transizione demografica ci porterà ad avere una situazione in cui noi abbiamo una piramide nella struttura demografica, in cui abbiamo una base molto ampia e un vertice molto limitato, in cui abbiamo quindi diciamo un'ampia fascia di popolazione che lavora e che col proprio lavoro riesce a mantenere coloro che non sono più in età lavorativa, ad una situazione in cui gradualmente questa piramide demografica si diventa una specie di giara e poi progressivamente rischia di diventare una piramide rovesciata, che dà già di per sé un'idea di forte instabilità. Ecco, e in questa piramide rovesciata noi avremo una forza lavoro molto più piccola che dovrà in qualche modo sopportare sulle proprie spalle chi non più lavora e garantire a chi non più lavora un reddito adeguato, perché questa è l'operazione che viene svolta dai sistemi pensionistici. I sistemi pensionistici pubblici sono tutti sistemi a ripartizione in cui sono gli attuali lavoratori che pagano le pensioni agli attuali pensionati. Chiaramente se il numero dei lavoratori si tende a ridursi, questi lavoratori devono, ciascuno di questi, portare sulle proprie spalle
un diciamo, peso maggiore legato al finanziamento di questi trasferimenti. E questo è un processo che in Italia sta avvenendo ad una rapidità superiore a quello di altri paesi, perché abbiamo avuto anche un crollo dei tassi di fecondità. Secondo alcune previsioni, noi già nel 2050 avremo una situazione in cui potremo avere un solo lavoratore per ogni pensionato, e a quel punto quel solo lavoratore dovrà portare sulle proprie spalle, dovrà pagare, insomma, dovrà trasferire diciamo, un reddito anche significativo a chi in quel momento è in pensione. Ecco, il tema della demografia, come sapete, l'abbiamo trattato proprio fin dall'inizio, perché è un punto di partenza ineludibile, e quindi credo che quest'Aula abbia presente questa situazione molto, molto seria del calo demografico italiano e di questa trappola, così è stata definita, trappola in cui stiamo cadendo. E d'altra parte abbiamo dei flussi migratori di vario tipo. Abbiamo degli immigrati che arrivano talvolta anche con buona preparazione culturale, perché spesso poi gli immigrati, quelli che emigrano, sono le classi anche più giovani, più vivaci intellettualmente, e che hanno una situazione di disagio speciale perché hanno una buona formazione ma non hanno intorno un paese che possa accettare e utilizzare questa loro formazione, ma abbiamo anche dell'immigrazione invece di livello più basso, quel tipo di immigrazione che attualmente sta come dire, monopolizzando i lavori più umili nel nostro paese, ma non potrà durare. C'è una transizione che il professor Boeri ci ha delineato, questa soprattutto dovuta al progresso tecnologico imminente e soprattutto forse all'intelligenza artificiale, con cui bisogna fare i conti. Noi stessi giornalisti sappiamo che ormai ci sono degli algoritmi che scrivono articoli, quindi molti articoli di economia sono scritti da algoritmi che sono dentro un personal computer che può produrre migliaia di articoli in un giorno, quindi nessuno è esente da questa situazione. Ma allora la domanda diventa, mi sentite? Sì. Allora la domanda diventa questa: se questa transizione che abbiamo davanti pone dei problemi così grandi, forse il primo modo di redistribuire bene la ricchezza è investire nella scuola e nella ricerca, cioè permettere a queste nuove classi di essere adeguate alle situazioni che stanno creando. E poi l'altra domanda connessa è: ma ha senso invece passare a una specie di assistenza perpetua, che è quella che lei accennava prima, non è sostenibile, come il cosiddetto quello che sta avvenendo in Italia con una certa riforma che sappiamo? Oppure che senso ha, ed è davvero un investimento, il cosiddetto salario minimo, che è un'altra strada che si tende a prendere? Qual è la visione di un economista che però non solo conosce l'economia ma conosce bene tutto il tessuto sociale su cui questa economia deve agire? Beh, tante domande molto impegnative, molto belle e anche molto impegnative. Innanzitutto ci sono due istituzioni cardine nella redistribuzione tra generazioni, perché è di questo che adesso stiamo parlando. Vi ho accennato precedentemente al sistema pensionistico. Il sistema pensionistico è un'istituzione che tipicamente redistribuisce dai giovani lavoratori alle persone che non sono più in età lavorativa. Questo è il funzionamento del sistema pensionistico. Chiunque inizia a lavorare versa dei contributi, anche se in qualche modo la percezione diffusa è che sia come un conto in banca a cui si potrà attingere. In realtà il sistema pensionistico non funziona così. Il sistema pensionistico funziona che quei contributi che uno versa vanno immediatamente a pagare le pensioni a chi in quel momento è pensionato. È un flusso quindi di cassa. C'è un flusso da chi lavora a chi non lavora. Poi c'è un'altra istituzione che invece dovrebbe operare una redistribuzione in senso inverso, cioè diciamo sempre in gran parte finanziata da chi in quel momento sta lavorando, però anche dai pensionati, e a vantaggio di chi non sta ancora lavorando, dei futuri lavoratori. E questa istituzione è il sistema formativo, è la scuola, è l'università. Purtroppo quello che succede in società che stanno invecchiando rapidamente, c'è una tendenza anche in democrazie, perché chiaramente il processo anche
elettorale che spinge in questa direzione è la legge dell'elettore mediano che invecchia, che spinge i partiti, le forze politiche, chi vuole vincere le elezioni a tendere in qualche modo a rappresentare le esigenze di questa persona che si colloca a metà nella distribuzione della popolazione per età, cioè dell'elettore mediano. E in questa situazione di invecchiamento rapido, in cui invecchia l'elettore mediano, si tende a investire sempre di più nelle istituzioni che redistribuiscono dai giovani agli anziani rispetto a fare l'operazione opposta, che sarebbe invece quella fondamentale. E questo avviene soprattutto laddove c'è poca consapevolezza di queste redistribuzioni. Io credo che i pensionati oggi in Italia devono essere consapevoli del fatto che senza il fatto che ci sia un sistema educativo, un sistema scolastico funzionante, che ci siano investimenti nella ricerca, che ci siano investimenti nell'istruzione, il sistema pensionistico a lungo andare rischia di diventare insostenibile. Senza avere un mercato del lavoro che funzioni meglio, soprattutto per i giovani, che permetta ai giovani di avere un ingresso nel mercato del lavoro dalla porta principale anziché da quella secondaria. È molto difficile pensare di poter sostenere a lungo il sistema pensionistico, per cui invece avremo bisogno degli immigrati per cercare in qualche modo di compensare il fatto che ci sono così pochi lavoratori che riescono a contribuire al nostro sistema pensionistico. Ecco, però questa consapevolezza spesso non c'è. E quindi si fanno delle scelte che vanno esattamente nella direzione opposta. Invece ci sarebbe proprio oggi proprio naturalmente una coalizione che potrebbe nascere tra i pensionati e coloro che devono ancora lavorare nello spingere verso maggiori investimenti nel sistema educativo. Le varie operazioni che vanno fatte nel modificare il sistema di protezione sociale. Io credo che ci sia la necessità di avere nel sistema di protezione sociale anche schemi che diano una protezione di lunga durata, che si estenda più a lungo della protezione che viene fornita oggi da strumenti come sussidi di disoccupazione o la cassa integrazione, che sono strumenti chiaramente che hanno una natura ciclica, cioè c'è una fase negativa dell'economia, ci sono delle persone che perdono il lavoro, io voglio garantire a queste persone di mantenere certi livelli di reddito, lo faccio sia sul piano dell'equità, insomma, perché chiaramente mi preoccupo per queste persone, ma faccio anche un ragionamento di natura economica, serve in qualche modo ad evitare che ci sia un avvitamento del declino della crisi economica su se stessa, perché avere più persone che perdono il lavoro poi provoca un ulteriore calo più forte dei consumi, della domanda, e questo può ulteriormente peggiorare la situazione dal punto di vista economico e far calare ulteriormente la disoccupazione. I sussidi di disoccupazione sono, li chiamiamo, stabilizzatori automatici, perché proprio intervengono e evitano che ci sia un eccessivo avvitamento della crisi su se stessa che provocherebbe diciamo delle fasi cicliche negative più profonde e più prolungate. Però i sussidi di disoccupazione e la cassa integrazione vanno bene per delle crisi cicliche che sono in qualche modo temporanee, non vanno bene per delle crisi che investono intere lavorazioni, intere professionalità, soprattutto per persone che hanno un'età relativamente avanzata e che trovano più difficile riqualificarsi, cambiare la propria professione, reinventarsi nel mercato del lavoro. Ecco, per queste persone noi dobbiamo fare qualcosa, non possiamo dimenticarci di loro, e questa è una delle sfide dei sistemi di protezione sociale più impegnative. E non è un caso che tutti i paesi europei, la culla, diciamo, del welfare state, siano stati in grado di edificare degli strumenti di assistenza di base
che proprio vanno a tamponare, a offrire una rete di protezione di ultima istanza alle persone che si trovano in queste condizioni. L'Italia era l'unico paese, assieme alla Grecia, e poi da sola anche, perché poi la Grecia si era dotata in parte di questo strumento, in cui qualcosa di questo tipo non esisteva. Si è intervenuti nella scorsa legislatura con il reddito di inserimento, è stato il primo davvero strumento di questa natura. Poi in questa legislatura si è intervenuto con ben più risorse con l'operazione reddito di cittadinanza, che è un'operazione a mio giudizio giusta nelle sue fondamenta, cioè abbiamo bisogno di avere qualcosa di questo tipo, perché avremo sempre bisogno, anche se la nostra economia dovesse ripartire, anche nelle fasi positive del ciclo avremo sempre qualcuno che cade tra le crepe del sistema e che ha bisogno di aiuto. Le sfide imposte dal progresso tecnologico, ripeto, sono tali da creare dei perdenti in qualche modo duraturi, e a questi perdenti duraturi noi dobbiamo cercare di dare delle risposte. Il problema però è costruire degli strumenti di protezione che siano davvero in grado di raggiungere le persone che hanno maggiore bisogno di aiuto e che dall'altro lato le stimolino il più possibile a trovare esse stesse una soluzione ai loro problemi, che quindi non le scoraggino dalla ricerca di un lavoro. Purtroppo l'operazione reddito di cittadinanza è stata fatta con dei vizi originari che ne limitano queste due capacità di fondo. In primis, per delle ragioni di natura politica, si è teso a favorire le famiglie con un solo componente, a dispetto invece delle famiglie con più componenti, soprattutto con figli, dove oggi è maggiormente presente il rischio di povertà. Erano state fatte delle promesse in campagna elettorale e quindi a queste promesse si voleva in qualche modo si voleva dare risposta, si voleva dare seguito delle promesse assolutamente basate su una scarsissima conoscenza di com'è la distribuzione del reddito in Italia, di quali sono i livelli di povertà. C'era stata fatta una campagna elettorale soprattutto al sud con i 780 euro e quindi si è voluto garantire che anche una persona singola potesse avere questi 780 euro come reddito di cittadinanza. Siccome le risorse poi erano limitate, si è deciso di tagliare i trasferimenti alle famiglie numerose, alle famiglie con figli. In secondo luogo, non si voleva favorire troppo le famiglie di immigrati, perché chiaramente anche qui c'era una scelta politica di andare contro, che si era fatta una campagna elettorale tutta contro gli immigrati, e quindi si temeva il fatto che ci sarebbe stato un accesso, e le famiglie di immigrati sono quelle che oggi fanno più figli, e quindi anche per questa ragione non si è voluto in qualche modo dare, favorire e aiutare in modo adeguato le famiglie più numerose, dove c'è una maggiore presenza di povertà. Si sono imposti dei requisiti di residenza molto stringenti, 10 anni di residenza continuativa in Italia, con il risultato di escludere anche qui molte fasce che sono davvero bisognose. Noi abbiamo fatto recentemente un censimento dei senza casa a Milano e siamo andati a guardare le persone che sono senza fissa dimora, quante di queste persone potevano avere accesso al reddito di cittadinanza, e la risposta è praticamente zero. Nessuna di queste può oggi accedere al reddito di cittadinanza perché i requisiti di residenza che sono stati posti, e sono persone tra l'altro di nazionalità italiana molte di queste, non possono accedere al reddito di cittadinanza. Quindi diciamo che è uno strumento che ha messo dei paletti per delle ragioni politiche, che sono dei paletti che finiscono spesso per escludere le persone che avrebbero maggiormente bisogno di uno strumento di questo tipo. In secondo luogo, non è uno strumento creato con l'idea di spingere le persone ad uscire dalle condizioni di bisogno, dalla necessità di ricevere un'assistenza duratura da parte dello Stato, perché è uno strumento che pone di fronte a chi lo riceve una realtà di mercato del lavoro in cui i propri redditi vengono praticamente tassati al 100%. Cioè quello che succede è che uno riceve questo trasferimento, poniamo di avere una persona singola che quindi riceve 780 euro al mese, se
questa persona riceve un'offerta di lavoro che gli dà un reddito limitato, e normalmente perché si trova in quelle condizioni, spesso l'offerta, diciamo, le offerte di lavoro sono del tipo di piccoli lavoretti, quindi dei piccoli redditi. Ecco, ogni euro che guadagna in questo lavoro che gli viene offerto gli viene sottratto dal reddito di cittadinanza. Quindi ogni euro che io guadagno di reddito che faccio lavorando viene tolto dal trasferimento che ricevo dallo Stato. Quindi è come se incoraggiato non guadagnassi a non lavorare. Comunque è come se avessi di fronte a me una tassa del 100%. Ecco, di fronte a una realtà di questo tipo, chiaramente gli incentivi a lavorare sono molto limitati. Poi si può dire: creiamo, aumentiamo le politiche attive del lavoro, stimoliamo le persone a cercare lavoro, creiamo i navigator cosiddetti. Ecco, anche i migliori navigator, mi risulta che purtroppo i navigator siano tuttora non in grado di poter lavorare, vadano in giro con la penna e il taccuino perché non possono accedere alle banche dati, ma poniamo pure che siano messi finalmente in condizione di lavorare in modo adeguato, bene, i navigator di fronte ad uno schema che è costruito in questo modo possono fare ben poco, perché chiaramente gli incentivi da parte dei beneficiari di quei trasferimenti a trovare gli impieghi che possono essere ragionevolmente trovati per loro nell'immediato è molto bassa. Quindi, diciamo, era un'operazione importante da fare in Italia, purtroppo l'abbiamo fatta male, dobbiamo adesso cercare di correggerla e mi auguro che si procederà rapidamente ad una proprio revisione di questi aspetti fondanti il reddito di cittadinanza. Mi ha chiesto anche del salario minimo. Sì, una battuta sul salario minimo. Anche il salario minimo solo una battuta. È un altro strumento molto utile per un paese come il nostro, perché abbiamo delle condizioni di potere di mercato da parte delle imprese nei confronti dei lavoratori. In molti casi siamo un paese in cui c'è relativamente poca mobilità del lavoro, c'è ancora poca competizione nel mercato dei prodotti e quindi capita di avere delle imprese che hanno un forte potere di monopolio nei confronti dei lavoratori e che quindi possono permettersi di pagare i lavoratori molto poco, anche lavoratori molto qualificati. Quando ci sono condizioni di questo tipo, quindi potere di monopolio sul mercato del lavoro, vale a dire appunto la possibilità che le imprese hanno di pagare poco i lavoratori senza temere che i lavoratori possano andare in altre imprese a lavorare, ecco che sono le condizioni tipiche in cui creare un salario minimo è qualcosa di importante, perché serve a proteggere i lavoratori, a dare tutele, ma serve anche a creare occupazione. In quelle condizioni di monopsonio, che noi chiamiamo di monopsonio, il salario minimo non solo migliora i livelli di reddito di chi lavora, ma riesce ad aumentare anche l'occupazione. Chiaramente deve essere un salario minimo non troppo alto, perché se è troppo alto invece comincia a distruggere dei posti di lavoro. Siccome in Italia noi abbiamo realtà di monopsonio diffuse e abbiamo moltissimi lavoratori che nell'ambito dei lavori cosiddetti precari, per non parlare poi del lavoro grigio, perché in realtà soprattutto il lavoro grigio, cioè metà nero, metà regolare, sono soggetti a questo fortissimo potere contrattuale da parte dei propri datori di lavoro, io credo che un'operazione che andasse a istituire in Italia un salario minimo sarebbe molto importante. Chiaramente conta tantissimo il livello a cui questo salario minimo viene introdotto. Devo un po' fondere alcune questioni che avevo appuntato, perché purtroppo il tempo è veramente poco, ma le vorrei, tra i meccanismi distributivi c'è ovviamente la tassazione ordinaria, c'è la tassa di successione, c'è la tassazione di multinazionali di cui adesso si sta molto parlando, ma l'impressione è anche che questa Europa, di cui io sono un acerrimo difensore, questa Europa non ha fatto alcune cose fondamentali e una è una uniformità della tassazione nei vari paesi. Abbiamo ancora dei paradisi fiscali in Europa, non solo ai Caraibi. Assolutamente. L'Irlanda, per esempio, è un paradiso fiscale per molti aspetti più vantaggioso e che chiaramente
ottiene appunto risorse in modo molto importante proprio attraverso proprio la possibilità che offre a molte multinazionali di rilocalizzare i propri profitti. Questo è sicuramente un difetto del processo di integrazione europeo a cui va posto rimedio nel più breve tempo possibile. Certamente l'opposizione non è solo quella dell'Irlanda, ci sono anche altri paesi che garantiscono delle condizioni di assoluto vantaggio, pensiamo al Belgio, pensiamo all'Olanda, pensiamo al Lussemburgo. Ecco, fin quando sulla tassazione noi manterremo un regime per cui ci vuole un'unanimità nei processi decisionali, sarà molto difficile riuscire a in qualche modo ridurre l'importanza di questi paradisi fiscali e in qualche modo riuscire a guadagnare, insomma, a riuscire a tassare in modo uniforme i redditi da capitale. Quindi la grande battaglia che deve essere fatta deve essere proprio quella per superare i meccanismi di decisione all'unanimità nel caso della tassazione. Sì. Su questo ci sono delle proposte in discussione. È uno dei temi centrali dell'agenda del commissario del nostro commissario europeo, di Paolo Gentiloni, e mi auguro che davvero verrà affrontata, perché quindi è qualcosa di molto importante, perché chiaramente in quel modo si potrebbero recuperare delle risorse molto utili sia per la redistribuzione del reddito sia anche per le politiche a sostegno della crescita, che in parte significativa devono essere fatte a livello europeo. Quindi più Europa, quella vera. Esattamente. E le multinazionali? Che ormai hanno dei bilanci da stati. Esattamente, qui ci sono dei lavori fatti da economisti come Gabriel Zucman, che proprio hanno documentato in modo molto chiaro come le multinazionali oggi riescono a sfuggire alla tassazione. Questo è un problema chiaramente non solo europeo, le multinazionali operano su scala planetaria, quindi ci vorrebbe chiaramente anche una gestione del problema a livello globale, quindi coinvolgendo attori come gli Stati Uniti, come la Cina, come il Giappone. Però se l'Europa si presentasse coesa, chiaramente avrebbe un peso specifico nettamente superiore a quello che può avere oggi, presentandosi così differenziata nelle proprie scelte di tassazione delle multinazionali. Quindi se noi riusciamo ad affrontare quel problema che dicevo prima, cioè delle decisioni all'unanimità, e riusciamo a passare a forme di decisione a maggioranza o maggioranza qualificata in temi di tassazione, io credo che riusciremmo anche a cominciare a incrinare la situazione attuale per quanto riguarda la tassazione dei multinazionali. Abbiamo una emigrazione nazionale di cui non si parla mai, ma che è molto rilevante. Credo che circa 100.000 italiani all'anno se ne vadano da questo paese. Una parte, ed è dolorosissimo, è costituita da giovani che hanno studiato e che quindi portano via anche un capitale di cultura e che ha avuto i suoi costi per i loro genitori, per il sistema formativo nazionale. E poi c'è una parte di pensionati che vanno in paesi dove l'euro permette di stare meglio che non in Italia. A fronte di questi 100.000, circa altrettanti entravano, adesso non entrano più come immigrati. Allora, che ruolo deve avere l'immigrazione in un paese come questo, in cui non si parla di quelli che vanno via, ma si parla molto dei pochi che arrivano? Sì, no, davvero, la situazione è paradossale. Noi abbiamo avuto praticamente un dibattito pubblico che nell'ultimo anno e mezzo, poi soprattutto vicino alle campagne elettorali, è monopolizzato dai problemi dell'immigrazione. Come se davvero l'immigrazione oggi fosse il problema principale del nostro paese, quello che spiega il disagio diffuso delle famiglie italiane, che è un disagio diffuso che ha tutte le motivazioni del caso, perché attenzione, l'Italia è un paese davvero che è in una condizione atipica rispetto al resto del mondo occidentale, ai paesi dell'area OCSE, è l'unico che ha conosciuto negli ultimi 25 anni un declino del reddito disponibile delle famiglie. No, forse siamo in compagnia in questo della Grecia, ma la Grecia ha avuto un fenomeno molto diverso, ha avuto una crisi profondissima, ha dovuto fare una ristrutturazione molto forte del proprio debito e passare attraverso politiche draconiane di aggiustamento.
prima di quella crisi la Grecia cresceva molto di più dell'Italia. Noi invece da anni abbiamo questi livelli, di questi tassi di crescita molto bassi, poi abbiamo le recessioni, abbiamo avuto la grande recessione, e questo ci ha portato addirittura in territorio negativo se noi guardiamo sui 25 anni. Quindi l'Italia è un paese che ha un problema di fondo di bassa crescita, di stagnazione economica, e a questo problema noi dovremmo cercare di dare le risposte. Pensare che i nostri problemi siano legati al fatto che abbiamo troppi immigrati che arrivano in Italia è davvero un errore clamoroso. L'immigrazione può creare dei problemi, non c'è dubbio, c'è un problema di gestione dell'immigrazione. Se incontrollata può creare delle tensioni sociali, ci possono essere dei problemi distributivi, c'è un problema di aggiustamento, c'è un problema di coesione sociale legato all'immigrazione. Nessuno vuole negare il fatto che ci possano essere problemi di questo tipo, ma dal punto di vista economico, della crescita economica, non c'è dubbio che l'immigrazione sia un fatto positivo. Dal punto di vista del finanziamento dei nostri sistemi pensionistici, sono in numeri che sono talmente chiari ed evidenti a dircelo, anche se noi oggi riuscissimo a fare ripartire i tassi di fecondità nel nostro paese, ci vorrebbero almeno 20 anni prima che i nuovi nati possano cominciare a versare i contributi e quindi a pagare le pensioni agli attuali pensionati. Quindi l'immigrazione, almeno nel breve termine, è qualcosa di fondamentale anche per riequilibrare i nostri conti previdenziali. Eppure noi continuiamo a pensare che l'immigrazione sia il problema principale del nostro paese. A questo tema abbiamo dedicato un'attenzione davvero spropositata. Tra l'altro, purtroppo non è possibile, qui credevo fosse proprio una forma del dialogo, se no altrimenti vi avrei fatto vedere qualche diapositiva. C'è una diapositiva, a mio giudizio, molto eloquente, che fa vedere il peso avuto nel dibattito pubblico dal tema dell'immigrazione e l'andamento degli sbarchi nel nostro paese. L'attenzione viene misurata attraverso Google Trends, quindi le volte che qualcuno in Italia va a fare una ricerca con la parola chiave immigrazione, e dall'altro lato abbiamo invece il numero degli sbarchi. Bene, il numero degli sbarchi, voi sapete, è crollato. Negli ultimi 2 anni abbiamo avuto un crollo verticale degli sbarchi in Italia. Contemporaneamente si è avuta un'esplosione delle ricerche del termine immigrazione, sbarchi su Google Trends. Quindi proprio un'attenzione spropositata data al fenomeno, mentre è passato del tutto in secondo piano questo fenomeno invece gravissimo, che è quello dell'emigrazione dei giovani italiani, spesso molto istruiti, che vanno all'estero per cercare la loro fortuna. Questo è davvero un patrimonio che noi stiamo perdendo. Sono persone in cui il sistema paese, non soltanto le loro famiglie, non solo loro, hanno investito, e che noi stiamo perdendo completamente perché vanno fuori dal nostro paese. Alcuni magari coltivano l'idea di tornare, ma molti di loro si creano una vita all'estero e poi non torneranno più. E questo è davvero qualcosa cui noi dovremmo davvero guardare con estrema attenzione. Dovrebbe essere la preoccupazione principale di chiunque abbia a cuore il futuro del nostro paese, non dico pensare fino al 2100, ma anche solo pensare fino al 2025 richiederebbe particolare attenzione a queste persone. Lei ha scritto populismo e stato sociale, lo ricordavamo prima, e ci può sintetizzare un po' questa analisi, perché credo che sia anche un buon punto di arrivo per questa discussione che stiamo facendo, soprattutto sull'ultimo punto che lei ha toccato, su questa errata percezione che ci è stata trasmessa della realtà. Io penso che il populismo si definisce come, che la definizione più appropriata di populismo, perché si parla spesso di populismo, ma spesso si mettono insieme delle cose molto diverse tra di loro, come un'ideologia leggera, proprio di scarsissimo spessore, che tende a contrapporre qualcosa di monolitico, cioè il popolo all'elite, e anche l'elite viene raffigurata come qualcosa di monolitico, indistinto, e che indistintamente è corrotta. E quindi c'è questa forma di contrapposizione tra il popolo e l'elite, e non ci sta niente in mezzo.
è chiaramente una rappresentazione della realtà che forza l'evidenza, perché è chiaramente molto più ricca la realtà. Il popolo è diverso al suo interno, abbiamo parlato sin qui di meccanismi di redistribuzione, perché ci sono delle differenze molto forti, l'elite è anche al suo interno estremamente differenziata. E c'è un grande corpo intermedio. E poi ci sono tante cose nel mezzo, esattamente, ci sono dei corpi intermedi fondamentali che in tanti processi, anche proprio nella protezione sociale, pensiamo alla tradizione, al patrimonio delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni del tessuto sociale, delle forme mutualistiche all'interno del nostro paese, sono qualcosa che chiaramente sono degli strumenti di natura collettiva, tra l'altro, no? Che sono fondamentali. Di azione collettiva e che sono proprio danno la ricchezza di un tessuto sociale, danno la ricchezza delle nostre democrazie, come scriveva Tocqueville. Bene, quindi è una visione estremamente semplificata della realtà, per cui il popolo ha delle esigenze, chiaramente ha una manifesta oggi in grande fascia, per delle ragioni obiettive che cercavo anche di raccontare prima, dei disagi profondi, e il modo con cui il populismo concepisce, diciamo, dà voce a questo disagio è quello di contrapporlo all'establishment, di contrapporlo all'elite, non dà le risposte però di fondo ai problemi. Concepire tutto come se fosse unicamente un problema distributivo, tra l'altro, non ci fosse anche un problema di crescita, perché è chiaro che un paese che non cresce più riesce anche molto difficilmente a distribuire. Quindi qual è il compito, diciamo, delle persone che vogliono invece cercare oggi di dare una risposta ai problemi, che giustamente, perché bisogna dare un merito al populismo, il merito del populismo è quello di avere fatto emergere questo disagio, di aver dato una voce, di essere state delle buone antenne, dei buoni radar per riuscire a far affiorare queste problematiche che non tutti avevano percepito nel modo giusto. Bene, ci sono due visioni. La prima visione è quella di dire, bene, diciamo, la propaganda dei populisti è una propaganda che semplifica estremamente la realtà, noi dobbiamo cercare di dare le risposte giuste, ma siamo anche noi costretti a semplificare la realtà, perché altrimenti non riusciremo mai ad affermare le nostre idee, che sono delle idee, si presume, giuste, che affrontano i problemi della gente, senza riuscire in qualche modo a vincere il messaggio della propaganda populista. Quindi semplifichiamo al costo magari di non dire fino in fondo la verità, perché la verità è troppo complicata da raccontare. Io ritengo che questa strada, che viene spesso teorizzata anche in discussioni diciamo con persone che si collocano vicine agli ambienti scientifici, sia un approccio sbagliato, perché non credo che il fatto di riuscire a trovare le soluzioni, a far capire quali sono le soluzioni giuste, possa passare attraverso a un processo in cui si nascondono delle verità. E non credo che il fatto di farsi ascoltare necessariamente comporti il fatto di dover trovare delle cose che sono estremamente semplici al costo di non dire, ripeto, la verità delle cose. Credo che il problema di fondo che noi abbiamo, dobbiamo farci un'autocritica anche come persone che lavorano nel campo scientifico, dobbiamo farci un'autocritica noi economisti sicuramente che lavoriamo nel campo delle e coloro che lavorano nel campo delle scienze sociali, dobbiamo riconquistare una credibilità che abbiamo perso. Se non riconquistiamo questa credibilità non saremo credibili, non saremo ascoltati, e che noi diciamo cose estremamente semplificate e che noi diciamo cose più complesse. E io credo che l'unico modo per cercare di riconquistare questa credibilità è dire la verità, cioè almeno dire quello che noi pensiamo sia la verità, perché chiaramente poi saranno le cose a darci ragione. Quindi, certo, dobbiamo cercare di trovare modi di esprimerci che siano i più semplici possibili,
dobbiamo cercare di non chiuderci nella nostra torre d'avorio, dobbiamo cercare il più possibile il confronto, dobbiamo educare tutti al confronto, quindi è molto importante che si tengano iniziative di questo tipo anche in realtà universitarie, perché è molto importante che chi sta facendo anche degli studi avanzati abbia sempre l'esercizio, la capacità di divulgazione, di poter spiegare anche alle persone che non sono del campo quello che sta facendo. È fondamentale fare questo, ma senza mai ridursi ad un livello di comunicazione in cui uno nasconde delle verità pur di farsi ascoltare, pur di contrastare un messaggio che chiaramente è un messaggio sbagliato, è un messaggio che di malafede in alcuni casi, non pochi casi, tende in qualche modo a negare l'evidenza empirica. Questo è un terreno che non bisogna assolutamente accettare. Un'ultima domanda davvero, davvero conclusiva. Questa descrizione che si è fatto della situazione attuale del populismo, e che non è solo un fenomeno italiano, ricordiamolo, anzi mi pare che si stia piuttosto diffondendo in una certa parte d'Europa, questa descrizione che lei ci ha fatto ci delinea anche una crisi della democrazia così come l'abbiamo conosciuta. È una crisi che tra l'altro deve fare i conti anche con i nuovi mezzi di comunicazione diretti, personali, che non hanno mediazione, i social, i cosiddetti social e così via, che vediamo usati molto bene, con molta efficacia dai movimenti populisti. Ecco, la domanda è forse una domanda impropria per uno scienziato dell'economia, della società come lei, però gliela faccio lo stesso. E la domanda è questa: lei pensa che questa sia una crisi temporanea della democrazia, una malattia diciamo molto transitoria, oppure c'è una crisi più profonda della democrazia che va ripensata in funzione dei nuovi social, dei nuovi media e dei nuovi leader che si sono appropriati di questi social? Io credo che commetteremmo un gravissimo errore se noi pensassimo che questi sono fenomeni temporanei, destinati in qualche modo ad esaurirsi, che siano, ripeto, un seguito. Sicuramente hanno tratto linfa vitale dalla grande recessione, dalla crisi, dalle condizioni economiche difficili, ma ci sono dietro a questi fenomeni dei processi più duraturi, ci sono dei cambiamenti culturali, c'è una crisi delle ideologie del passato, ci sono tanti fattori che convergono nello spiegare perché questo del populismo sia un fenomeno planetario che coinvolge tutti i continenti e che coinvolge anche democrazie avanzate. Quindi dobbiamo pensare a tutto questo come qualcosa che è destinato a rimanere con noi per un periodo non breve, e quindi dobbiamo trovare degli antidoti, perché effettivamente rischia di corrompere le nostre democrazie. Questa negazione, diciamo, di tutto ciò che sta nel mezzo è qualcosa che corrompe di fatto il funzionamento delle democrazie. Le democrazie hanno bisogno che non ci sia l'individuo da solo di fronte allo Stato, c'è bisogno che ci sia l'individuo che trova anche delle forme di azione collettiva. Sono fondamentali per il funzionamento di una democrazia, sono quelle che anche fanno capire perché, come funzionano certe istituzioni, che danno una coscienza collettiva, che ci permettono davvero di affrontare i problemi. Voglio tornare alla questione dei problemi intergenerazionali, dei conflitti intergenerazionali. L'Italia ha dei problemi di fondo sul piano intergenerazionale, non perché ci sia una disattenzione da parte dei genitori nei confronti dei loro figli. Nella sfera privata noi forse oggi abbiamo il problema opposto, abbiamo un eccesso di attenzione nei confronti dei propri figli all'interno delle famiglie. Il declino demografico porta questo ulteriormente, il fatto che ci siano così pochi bambini. Quei pochi bambini sono oggetti delle maggiori attenzioni possibili. Però noi abbiamo un egoismo collettivo nei confronti dei giovani all'interno del nostro paese, perché non abbiamo adeguate forme di rappresentanza collettiva dei problemi dei giovani e perché c'è poca consapevolezza dei trasferimenti intergenerazionali.
che oggi prende la pensione e ritiene che sia qualcosa di dovuto perché è semplicemente quello che lui ha versato nell'arco della propria vita, come se fosse un conto bancario. E se voi andate a chiedere alle persone come funziona il sistema pensionistico, spesso ti dicono effettivamente che è come il conto bancario, invece non è così. Il sistema pensionistico, come cercavo di spiegare prima, è un sistema che paga, che fa pagare gli attuali lavoratori per garantire le pensioni agli attuali pensionati. Ecco, noi avessimo degli strumenti collettivi che fanno pensare alle persone quali sono davvero le scelte pubbliche che vengono fatte nel nostro paese, cosa vuol dire spendere di più per le pensioni per il futuro dei giovani, cosa invece significherebbe spendere di più sul sistema educativo per il futuro dei loro figli, sarebbe qualcosa di molto importante, perché loro pensano di aver già dato tantissimo ai loro figli e non c'è dubbio che loro nella loro sfera privata stiano dando tantissimo, ma quello che loro possono dare nella sfera privata non può nulla se l'azione collettiva non è in grado di dare un futuro nel mercato del lavoro ai propri figli. Quindi ecco, diciamo che questo livello di confronto collettivo, di l'associazionismo, le possibilità, l'organizzazione collettiva, anche al di là che non sia immediatamente di natura politica, sono veramente fondamentali per il confronto pubblico, e questo rischia di essere distrutto. È successo questo nei paesi che hanno conosciuto per lungo tempo dei governi populisti, è quello che è successo nell'America Latina, distruzione dei sindacati, distruzione dei corpi intermedi. Io ho molto il timore che si possa andare in questa direzione anche in Europa, si va verso una polarizzazione poi molto forte all'interno della società, divisioni molto forti e difficoltà di trovare anche delle nuove forme di coesione sociale. Si rischia di andare verso una situazione in cui c'è una dittatura della maggioranza. Ecco, non è una dittatura. Attenzione, i populisti sono non si può dire che sono sempre antidemocratici, però sono contro la democrazia rappresentativa. E noi invece oggi abbiamo un problema di migliorare la democrazia rappresentativa all'interno del nostro paese, migliorare la selezione delle rappresentanze politiche, non è certo come con strumenti come la cosiddetta piattaforma Rousseau, che sembra essere fatta apposta per far rivoltare nella tomba il filosofo Ginevrino, che combatteva proprio le élite che si autoproclamavano. Ecco, noi abbiamo bisogno di scegliere meglio i nostri rappresentanti, e per scegliere meglio i nostri rappresentanti abbiamo bisogno di avere dei corpi intermedi più efficienti. Io credo, in passato la classe politica veniva molto scelta dai sindacati, veniva scelta dall'Azione Cattolica, da tutti. Oggi non avviene più così, e quindi alla fine è il segretario di partito che decide, e spesso sono le persone che sono più fedeli, le persone da far arrivare in Parlamento. E strumenti come la piattaforma Rousseau sono degli strumenti di selezione di perdenti, di persone che non hanno probabilmente prospettive, che in qualche modo si organizzano, trovano dei propri conoscenti che gli aiutano, con anche un numero di voti molto bassi riescono ad ottenere un posto in lista e poi a farsi eleggere nel Parlamento. Ora, io ritengo che sia importante che ci sia una rappresentanza dei perdenti, proprio di quei perdenti cui facevo riferimento all'inizio, ma è discutibile che persone che non hanno alcuna altra opportunità che quella di diventare dei parlamentari, che vedono il mandato parlamentare come la loro unica spiaggia, possono salvare, oltre che a se stessi, anche gli altri perdenti, perché proprio nel mestiere di parlamentare, nell'attività pubblica, negli incarichi pubblici, è fondamentale avere delle opzioni di riserva, altrimenti non si sarà mai sufficientemente indipendenti. Ve lo assicuro, per esperienza vissuta, le pressioni che hai su di te sono fortissime. Se tu sai che se ti cacciano tu comunque hai un'altra vita cui puoi fare le cose che ti piace fare, non sei finito, ecco, allora puoi resistere a queste pressioni. Se invece per te quella è l'unica speranza, l'unica tua opzione, diciamo l'opportunità della vita, ecco che sarai soggetto a tutte le pressioni possibili. Quindi quel meccanismo di selezione è un meccanismo perverso che poi si rivolta contro i perdenti stessi. Quindi noi dobbiamo lavorare tantissimo nella selezione delle rappresentanze,
ma salvaguardando proprio l'idea della democrazia rappresentativa, perché i rappresentanti del popolo non sono dei meri esecutori, non sono delle persone che devono ogni due per tre in qualche modo sottoporre a referendum le proprie scelte, perché sono delle scelte complesse che richiedono delle professionalità, delle competenze e delle scelte anche immediate. E quindi c'è bisogno di veri rappresentanti, e questi rappresentanti li dobbiamo scegliere con estrema cura e attenzione, molta più cura di come li abbiamo scelti negli ultimi anni. Io mi sono appropriato di 15 minuti del vostro tempo, 15 minuti che non erano previsti, sono le 5:15. Però una riappropriazione non del tutto indebita, perché sono i 15 minuti che non abbiamo avuto all'inizio. Vi farei una proposta, se l'accettate. Dateci ancora il tempo per una sola domanda, che può essere rivolta al professor Boeri o può essere rivolta al professor De Fezzo o alla professoressa Bonfante. Una domanda. C'è un microfono a vostra disposizione. Perché mi spiace lasciare tutti voi così... silenziosi di fronte a tutti gli spunti che ci sono stati. Prego, buonasera. Buonasera, io volevo chiedere al professor De Fezzo, che ha parlato di alimentazione, cosa ne pensa del sistema Nutri-Score che hanno proposto in Parlamento europeo? Il cosiddetto Nutri-Score che hanno proposto in Parlamento europeo in commissione. Cioè il sistema che attribuisce ai vari alimenti un punteggio in base al loro diciamo, valore nutrizionale, sì. E che sta suscitando un po' di polemiche ultimamente. Sì, ma quello diciamo è perché ovviamente c'è un sistema che penalizza alcune aziende e ne premia altre. Secondo me una cosa è che ci sia un avviso, un'informazione, un'altra cosa è che ci sia un sistema di penalizzazione. I troppi zuccheri sono un problema, le troppe bevande gassate sono un problema, i grassi saturi sono un problema, dopodiché non può esserci un sistema in cui ipertassiamo alcuni, forse un sistema in cui venga dato un peso alle emissioni di gas serra lo vedrei più virtuoso che non sulle scelte individuali in cui alimentari personali. Grazie al professor De Fezzo. Grazie.